Cosa abbiamo visto alla Dacia Arena? Cosa abbiamo visto alla Dacia Arena? Impresa, impresa, impresa clamorosa per la Salernitana di Davide Nicola. 3 punti d'oro per quanto riguarda l'obiettivo, il sogno salvezza per la neopromossa, per la formazione campana nel recupero della 19ª giornata dell'ultima giornata del girone d'andata, il caos con tanti giocatori positivi, l'ASL Campania che non fece partire all'epoca la formazione di Stefano Colantuono per il Friuli Venezia Giulia lo scorso 21 dicembre nel primo anticipo che doveva aprire l'ultima giornata del girone d'andata, aspettando gli altri recuperi validi per la prima giornata del girone di ritorno. Tra l'altro, anche il match che si dovrà giocare, disputare allo stadio Arecchi tra Salernitana e Venezia, la formazione campana centra la seconda vittoria consecutiva dopo il blitz ottenuto nel pomeriggio del sabato del turno prepasquale, valido per la 33ª giornata a Marassi contro la Sampdoria di Marco Giampaolo, dal gol di Federico Fazio al raddoppio dopo appena 6 minuti di gioco firmato dall'ex Corinthians Fortaleza Ederson. È proprio Ederson a regalare l'assist vincente per il quarto gol in campionato per il terzo sigillo con la maglia granata da parte di Simone Verdi, che è l'eroe della Dacia Arena, un contropiede nato quasi dal nulla, finalizzato dal duo Ederson-Simone Verdi, che regala una speranza chiamata possibile salvezza per la formazione di Davide Nicola. Una vittoria davvero pazzesca, una vittoria voluta a tutti i costi. In questo momento all'ultimo posto in classifica ci sono ben 3 squadre. C'è il Grifone di Alexander Blessin, destinato purtroppo probabilmente al ritorno in cadetteria Genoa, che non gioca in Serie B della stagione 2006-2007 post Calciopoli con Napoli e Juventus in quella Serie B, con il Venezia neopromosso di Paolo Zanetti in caduta libera, la formazione lagunare dopo la vittoria dei playoff lo scorso anno contro il Cittadella potrebbe ritornare immediatamente in cadetteria la formazione lagunare, e attenzione, 22 punti anche per quella che è stata la grande sorpresa in Serie B lo scorso anno, la Salernitana, ragazzi, di Fabrizio Castori, poi di Stefano Colantuono e adesso di Davide Nicola, che soffre per l'intera gara. Nel primo tempo tante chance per Gerard Deulofeu, il più attivo nell'attacco friulano. Udinese che arrivava da 3 vittorie consecutive dal bellissimo poker messo a segno contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, dalla vittoria 5-1 qui in casa contro il Cagliari lo scorso 3 aprile, quindi da tante comunque prestazioni incoraggianti, ma invece viene beffata proprio all'ultimo secondo al contropiede firmato Ederson, finalizzato da Simone Verdi, che si era presentato nella Monday Night della 24ª giornata al pubblico dell'Arecchi con una doppietta pazzesca contro lo Spezia di Thiago Motta, una doppietta direttamente da calcio di punizione, 2 punizioni spettacolari per presentarsi al pubblico dell'Arecchi dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative in maglia
granata sotto la gestione tecnica di Ivan Juric, che proprio non l'ha visto. Ecco, però ragazzi, cambiando aria, ecco una trasformazione per un giocatore comunque davvero molto molto forte, che quest'oggi ha finalizzato l'azione in contropiede e ha regalato una vittoria, una speranza per la formazione campana, che quindi espugna la Dacia Arena, conquista la seconda vittoria consecutiva e, aspettando il recupero per la ventesima giornata di campionato contro il Venezia di Paolo Zanetti, si porta in questo momento a meno 6 dal Cagliari di Walter Mazzarri, che in questo momento occupa la quart'ultima posizione. Blackout friulano, grande, grande prestazione, grande vittoria per la Salernitana di Davide Nicola. La Dacia Arena decide in contropiede al minuto numero 93, Simone Verdi, 3 punti d'oro per la Salernitana di Davide Nicola. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.